Allora, oggi siamo qui per rappresentare ancora una volta quella che è la volontà degli studenti della Sapienza, ovvero di essere al fianco del popolo palestinese, della sua resistenza e della sua lotta. Siamo di fronte a quello che è un vero e proprio genocidio, ormai possiamo dircelo e appunto ripeterlo, e sappiamo che comunque questa università continua ad avere accordi inaccettabili con Israele che vanno assolutamente rotti. Tra l'altro, appunto, in vista dell'8 marzo pensiamo sia necessario riportare nelle piazze e nelle mobilitazioni quello che è l'esempio delle donne palestinesi e riportare anche appunto nella piazza dell'8 marzo il fatto che non può esserci liberazione femminile senza la liberazione dei popoli oppressi. Tra l'altro siamo qui per opporci a quella che è l'operazione nel Mar Rosso, un'operazione assolutamente inaccettabile che trascina ancora di più l'Italia in guerra. Noi vogliamo l'Italia fuori dalla guerra, l'Italia fuori dalla NATO, fuori da tutte quelle operazioni che continuano a portare avanti il genocidio in Palestina. Sappiamo benissimo che ci sono dei responsabili che hanno dei nomi e cognomi, che sono quelli che stanno al governo e che sono anche quelli che appunto fanno da finta opposizione come il Partito Democratico e che dimostrano cordoglio e vicinanza ai palestinesi solo nel momento in cui appunto il genocidio diventa qualcosa di evidente e appunto che riscuote anche un certo tipo di opposizione da parte dell'opinione pubblica. Palestina libera!